sono Veronica, oggi vi presenterò un vino del Veronese, precisamente il custode delle vigne di San Pietro. Si tratta di un vino di punta di questa cantina del Veronese. Si tratta di un vino duttile, in quanto è possibile abbinarlo a diversi piatti della cucina gastronomica veronese. Anzi, se posso darvi un consiglio, un abbinamento azzeccatissimo è con i tortellini di Valeggio. A parte l'aspetto enogastronomico, andiamo a parlare e raccontare di questo vino. È un vino storico, un vino che ha cultura, un vino che ha radici nel territorio veronese. L'uvaggio è un uvaggio vario, nel senso che comunque c'è una base forte che predomina e che lascia il segno della tipicità di quello che può essere un custode. E le altre uve, in presenza in quantità inferiore, che rendono comunque tipico e che regalano dei profumi e un bouquet aromatico, interessante e avvincente. Di questo vino non prevale un vitigno in particolare, o meglio, i vari vitigni che lo compongono, a diversa scelta della cantina, regalano e identificano dei sapori unici e particolari, sapori comunque sempre fruttati e floreali, in quanto questo è un vino, come abbiamo detto, duttile. Ciò vuol dire che lo possiamo servire sia come aperitivo e abbinarlo a formaggio e salumi, o anche con primi piatti, o anche con carni bianche. Quindi riusciamo tranquillamente a inserirlo nella nostra cucina. Questo vino di questa azienda, le vigne di San Pietro, è composto da Garganega, Trebbianello, Trebbiano, Cortese e Manzoni Bianco. Quindi queste uve garantiscono e regalano comunque dei profumi fruttati, piacevoli, e nella fase di invecchiamento si sente anche dei sentori erbacei e di spezie. Quindi sicuramente è un vino complesso, interessante. Questo vino lo possiamo servire alla temperatura tradizionale dei vini bianchi, ovvero 8-10 gradi. È un vino comunque giovane, è un vino da bere e da consumare entro l'anno, anche perché, come vi dicevo prima, nella fase di invecchiamento i sentori e i profumi cambiano e virano verso dei sapori più speziati ed erbacei. Comunque è un vino interessante che può regalare sfumature e piacevole sia come aperitivo che come comunque da abbinare a primi piatti o carni bianche o eventualmente anche grigliate. Per chi non avesse ancora avuto l'occasione di assaggiarlo ed è un amante del custode, vi consiglio di provarlo. Provatelo al ristorante, acquistatelo in un'enoteca. Questa cantina veramente merita. Le vigne di San Pietro, custode. Alla prossima. Cinna.